Maschere, carri, sfilate e soprattutto tanti coriandoli e divertimento. È tornato anche quest'anno il carnevale aretino per eccellenza, quello dell'Orciolaia, giunto alla sua 52esima edizione. Penso che i bambini si sono divertiti, perché poi ci sono anche molte attrazioni oggi, perché il carnevale lo vogliamo un po' modificare, oltre ai cari vogliamo renderlo più vivo e per questo abbiamo chiamato attrazioni che sono veramente, penso, belle. Il carnevale dell'Orciolaia quest'anno ha dovuto cambiare location, spostandosi in via Camillo Golgi, nel piazzale antistante al palazzetto dello sport, grazie alla disponibilità della SBA. Una soluzione ovviamente dalle dimensioni più contenute rispetto alle edizioni passate. Il carnevale si riporta nei luoghi che sono consoni e si fa una bella manifestazione per la città, o se altrimenti va ridimensionato, secondo me, perché i luoghi come questi purtroppo ci creano difficoltà. Infatti domenica prossima pensiamo di non far uscire qualche trenino, perché altrimenti c'è troppo assembramento di treni, di carri e si può creare qualche pericolo. Quindi domenica prossima dobbiamo modificare qualcosa. Non è comunque mancato il divertimento, con animazioni per grandi e piccini, con la presenza di spettacoli, musica e artisti di strada. Non ci sono molti gruppi che fanno, artisti di strada che fanno parate itineranti adatte a luoghi stretti come siamo qua. E a Rezzo non ce ne sono, siamo dovuti andare a trovare fuori, che vengono dall'Umbria, sia questi che di questa domenica, sia quelli che verranno domenica prossima, che sono trampolieri, artisti di strada che lavorano tutto l'anno, però sono... collaborano molto volentieri con noi, abbiamo iniziato un paio d'anni fa e tutti gli anni si ripropone sempre con uno spettacolo nuovi. Quest'anno tra l'altro propongono la parata itinerante a tema Don Quixote, che è il loro esordio, anche loro è la prima volta che la provano in Italia, la provano qua. Le prossime uscite sono in programma per domenica 16 e 23 febbraio, ma non solo. Da quest'anno il Carnevale dell'Orciolaia ha infatti deciso di spostarsi anche a Saione. Lo farà sabato 22 febbraio, quando assieme a Confesercenti ci sarà una grande festa in Piazza Zucchi.